E se in un ipotetico XVII secolo Marte fosse stata sotto controllo dell'impero britannico, cosa sarebbe mai accaduto? La risposta a questa domanda la troviamo in Jamestown. Oni va! Questa bizzarra ambientazione ci troviamo coinvolti in questo conflitto tra britannici, indigeni alieni e spagnoli in lotta per contendersi il pianeta Marte. Jamestown è uno sparatutto scorrimento verticale sviluppato e pubblicato da Final Form Games nel 2011. Questo sparatutto scorrimento verticale arcade è un bellissimo tributo artigianale ai classici cave, con una grafica 16 bit pixelata unica, gloriosamente evocativa e dettagliata, influenzata nello stile artistico dei capolavori dello studio Ghibli come Nausicaa della Valle del Vento e Il Castello nel Cielo. La colonna sonora completamente orchestrata e pluripremiata arricchisce ulteriormente l'esperienza di gioco, abbinandosi perfettamente all'azione in corso. Per quanto riguarda il gameplay, i controlli risultano perfetti, tutto scorre in modo splendidamente fluido, i nemici esplodono in pezzi in modo soddisfacente e le varie armi in cui metterai le mani, sbloccando le 12 navi aggiuntive, infliggeranno una quantità di danni davvero devastanti, il tutto sotto una pioggia incessante di proiettili. Il gioco accoglie i nuovi arrivati nel genere con una curva di apprendimento piacevole, offrendo allo stesso tempo più livelli di difficoltà e rigiocabilità assolutamente diabolici, che gli appassionati del genere si aspettano. Le battaglie con i boss sono ben progettate e ogni livello che affronteremo è estremamente ben fatto. Che tu stia sfrecciando su un villaggio coloniale, facendo saltare in aria i marziani mentre gli abitanti fuggono per salvarsi la vita, o combattendo attraverso spettacolari panorami spaziali spazzati dal vento e dalla pioggia, avrai sempre la sensazione che tutto qui è di prim'ordine dal punto di vista della presentazione.
campagna principale prevede 5 stage, ai quali se ne aggiungono 2 di nuovi, e può essere affrontata sia singolarmente che in cooperativa, fino a 4 giocatori localmente. Il fulcro emozionale del gameplay di Jamestown Plus è la sua meccanica denominata Vault. Mentre decimate le navi nemiche e raccogliete i pezzi d'oro che lasciano dietro di sé, andremo a caricare un piccolo indicatore nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e caricato al massimo potremo attivare la modalità Vault. Questa modalità creerà temporaneamente uno scudo protettivo intorno alla nostra nave, aumenterà il nostro danno massimo e ci darà un moltiplicatore di punteggio. Attivando strategicamente il Vault per deviare i danni al momento giusto e continuando a raccogliere oro in questa modalità, potenzialmente potremmo rimanere in questo stato elevato per livelli interi se saremo abbastanza abili. Ed è nel tentativo di raggiungere questo stato che il gioco ti cattura davvero, facendoti entrare in quel flusso vincente di sparatutto Zen. Jamestown Plus è uno sparatutto accessibile e incisivo con alcune meccaniche intelligenti e un sorprendente livello di profondità nascosto sotto la superficie a 16 bit. Il livello di rifinitura che troverete nella grafica e nel gameplay è eccezionale per un titolo indie, così come per le bellissime vignette della storia inserite tra le fasi, e i menu dall'aspetto nitido mostrano la meticolosa attenzione ai dettagli del piccolo team di sviluppo. Una cosa che i nuovi arrivati potrebbero trovare sgradevole, almeno inizialmente, è l'obbligatorietà di rigiocare più volte i livelli appena conclusi con difficoltà più elevata, per sbloccare gli stage successivi. Questa, che apparentemente risulta una scelta audace, in realtà aiuta il giocatore ad affinare il proprio stile, prendendo confidenza con le meccaniche di base, seppur semplici, alzando così la posta in gioco in modo graduale, assicurandosi che tu possa ottenere il massimo dall'esperienza. Jamestown Plus è la versione rivista del 2011 e ripubblicata nel 2015, che aggiunge una nuova storia secondaria con dei nuovi livelli ambientati dentro e intorno alla Luna, oltre a un mucchio di nuove navi da padroneggiare mentre vi fate strada nella superficie di Marte nella campagna principale. Ci sono stati anche alcuni ritocchi ai livelli, revisione di sfondi e grafica dei nemici, aggiunto supporto audio surround 5.1 e una nuovissima interfaccia utente inserita per rinfrescare le cose. Il gioco, che all'epoca ricevette parecchie recensioni favorevoli, venne realizzato in soli 2 anni di lavoro dal piccolo team di sviluppo indipendente, finanziato direttamente dai risparmi personali dei 3 fondatori.
Jameson Plus è un viaggio selvaggio, punteggiato da frequenti raffiche di proiettili e nemici dinamici che cambiano rapidamente tattica. E che oggi trova un nuovo spazio nel panorama collezionistico grazie all'edizione fisica rilasciata da Limited Run per PlayStation 4 e Nintendo Switch. E per chi non l'avesse ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like e se il video vi è piaciuto, condividerlo con i vostri amici. Grazie per essere stati con me, come sempre, noi ci vediamo al prossimo video.